Come si chiama l'allenatore di Napoli? Surkic. E no. Di nome? Ivan Surkic. Anche quest'anno siamo venuti alle Final Eight di Coppa Italia. E anche quest'anno siamo venuti per testare il grado di conoscenza del basket da parte dei tifosi. Qual è stato l'ultimo italiano MVP della Coppa Italia? Cinciarini. Quale dei due? Andrea. Hackett. Vitali. Quale? Andrea. È stato Stefano Tonut con la Rayer Venezia. Ok. Dove giocavi l'anno scorso tu? Io l'anno scorso... Orca paletta! No! Brutta questa. Dove è nato Sasha Grant? In Pennsylvania. New York. Seattle. Milwaukee. Non mi viene. Buttati. Dove mi butto? Mi butto per terra. Germania, non lo so. Germania, città? Edimburgo. Ogni volta che me lo chiedono e dico Cagliari mi fanno... Provacelo. Qui sono i quattro mori, li vedi? Faccio vedere così e mi dicono, ah ok, allora non dico niente, però... Ma dove usciamo? La giornata tipo, la segui? Ah, sì, come? Come si chiama il primo giocatore italiano che è esordito in NBA? Gennaro Esposito. Bellinelli. Ho detto una boiata. Bargnani. Rusconi. No, Rusconi non ha mai esordito. E... Gallinari, mi sa. Beh, il mago. Il papà di Gentile, forse. Non è andato in NBA lui, no? Sì? Boh. In NBA Enzo Esposito. Abbastanza sicuro, direi. Se Pippo Ricci ha segnato 3 triple, 2... C'è Dan Peterson, andiamo. In questa stagione, LeBron James quante volte è già uscito per 5 falli? 7. 8. 7. No, sono 6 falli in NBA cui esci. Quante volte è uscito per 5 falli? 3. Guarda Mimmo, di partite NBA non ne ho vista neanche una. 0. Non ne fischiano mai fallo. Il re non può uscire per 5 falli. Giusto. Per 5? Aspetta, 6 falli, oh. In NBA, 6. Pensavo fossi meno preparato. Io sono colto. Quanta? Cultura generale. Sei okay, ferrato? Questa è la domanda. Sei ferrato? Scafate in provincia di? Scafate in provincia di... sono anche stato, aspetta. Nel sud è di... C'è la cosa famosissima, non mi ricordo. Di... C'è anche la cosa famosissima, ci sono stato l'anno scorso, tipo. Cosa c'è di molto famoso? Non mi viene il nome. Scafalo, Puglia non è, perché sono pugliese, Scafalo mai sentito. Non l'avrei mai detto che eri pugliese, sai? Sì, certo, sarà del nord, secondo me. Del nord? Sì. Non è proprio del nord. Centro, è centro. Sud? Scafati? Molise? Roma. Avevo 4 a geografia. Napoli o Salerno? Napoli. Salerno. Mi ammazzano qua. Salerno. Lo so, perché è vicino ad Avellino, che è provincia di Avellino. Di che cosa ti occupi nella vita? Io faccio indossatore di biancheria intima. Grazie mille. Qual è la distanza del tiro da 3 punti dal canestro? 12 metri. 3,05. Sicuro? 7-8 metri. 6,25. 6,75. No, ai lati forse meno, che addrizza un pochetto. 3,25 metri? No, troppo poco. No, 3,25 piedi forse quello. Cioè, 3 piedi e mezzo? No, infatti è una cazzata. 6 metri e 75. E in NBA? 7 metri e 25, 26, siamo più o meno lì. 6,25 come era prima nella FIBA? No, forse un pelo meno. Al mini basket? È sempre 6,75. Sei abituato a stare davanti? Questa la puoi tenere. Qual è il record di punti segnati da un giocatore in Serie A? Carton Myers, 87. Della Valle, 39. Li ha fatti contro di me, quindi me li ricordo. Allora, Carton Myers sicuramente, mi butto e dico 87. Il tuo record invece?
52. Cazzo dici? Veramente? Sì. Ma gli altri c'erano? Sì, c'erano, ogni tanto facevano qualcosa. Ok. Matteo Soragna, non lo so, 12 punti. Sei parente di Soragna? No. Ah, Antonello Riva. Rinvinucci? Quanti punti? 77. Eh beh, lo sanno tutti. È allucinante sta roba. Perché? Ah no, perché sto facendo una figura di merda clamorosa. Quindi... almeno sembro più simpatico, no? Quanto è alto il canestro nel basket femminile? Femminile? Sì. Femminile. È un tranello questo. Curvo, eh? 3,04. 2,60. Perché non è alto come quello maschile, eh? Vabbè, sei bastardo però, eh. Lo stesso che nella maschile. 3,05. Sei sicura? Sì. Gioco a basket. Oggi cosa sei venuto a fare qua? Giocare a basket e vincere la Coppa Italia. It doesn't matter if you're a boy or a girl, shoot is just a shoot. Non so il latino. Come si chiama l'allenatore di Napoli? Oddio, no, non lo so. Non lo so. Non lo conosci? Non lo conosco, non so pronunciarlo. Vujicic. E di nome? No, nome, lo so, eh. Cazzo, che figura di merda. Non mi viene in mente Ilicic, ma è quello del... Faccio una foto. Hai sul tappo. Togliamo il tappo, giustamente. È impronunciabile. Vrasic. Me lo puoi dire come lo dici dopo? Igor Milicic. Gran figo Milicic, si può dire. Ma però... speriamo anche non sia affondato. No, no, dai, non no, 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 no. Come pensi di essere andato? Io penso di averle indovinate tutte. Mi dispiace per essermi scordato il nome. Di chi? Igor, non è Zupcic. Ilicic, qualcosa con Ilicic. Osimhen. Guaglio. Come si chiama il coach di Napoli? Igor Milicic. Are you sure? Yeah. Yeah, okay, thank you. Goodbye.